mia mente il mio cuore. Trovo pace in te, Signore, tu mi dai la gioia. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai. Gesù, vieni gloria mio Signore, dal tuo amor che mi separe. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande tu sei, Signore, compi meraviglie, tu solo sei Dio. Signore Gesù, ci troviamo qui alla tua presenza, viva e vera, nel sacramento dell'Eucaristia. Dopo un anno che ci ha visto tutti quanti insieme ad adorarti in chiesa ogni lunedì alle 21, oggi hai deciso di uscire tu fuori e farti vedere e far vedere questo tuo cuore che è pieno d'amore, che vuole essere toccato. E allora noi in questa oretta che staremo insieme con te, ecco, noi godremo della tua presenza, del tuo toccarci e del tuo fatti toccare, e ringrazieremo il Signore per tutto quest'anno che è passato, per tutte le persone che abbiamo incontrato, per le cose che sono successe, belle e brutte. Ma la vita è bella e con te è ancora più bella. E per fare tutto questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Adesso ci sediamo tutti quanti. E prima di invocare lo Spirito Santo, diremo l'inno allo Spirito Santo tutti quanti insieme, Signore, perché abbiamo bisogno che tu stia sia di fronte a noi, sia dentro di noi, per amarti e per esprimere quello che tu sei per noi, la gioia senza fine. E allora diciamo tutti quanti insieme: vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima,
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso, nel silenzio, nella contemplazione, chiediamo allo Spirito Santo di entrare nei nostri cuori e di farci sentire la sua presenza, il suo respiro, il suo calore. Thank you.
Spirito Santo, l'amore del Padre e del Figlio. Che stasera stai passando attraverso i nostri cuori, i quali sentono questa carezza delle tue mani verso il nostro viso, verso il nostro cuore. Fa che possiamo sentire dentro di noi l'amore che tu provi per noi, per tutti gli uomini, senza distinzione, né di razza, né di ceto sociale, né di religione, ma è un amore che abbraccia tutti. Spirito Santo, facci sentire oggi il perdono, l'essere perdonati, la bellezza, la gioia di sentirsi perdonati, perché tu sei il perdono. Allora trasforma il nostro cuore nel tuo cuore, finché veramente, ecco, possiamo amarci come tu ci ami. Vieni, Santo Spirito, vieni, Maranatha, vieni. Riempici da te.
E adesso tutti quanti insieme reciteremo la preghiera che l'angelo del Portogallo insegnò ai bambini di Fatima. E diciamo insieme: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo con calma. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen.
sesta. Vestita anche questa nuova sesta. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un chi è e di quale genere è la donna che lo tocca? È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro, dunque, lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale hai condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto di olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonato i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. È bellissimo stasera, come è stato bellissimo l'anno scorso, ne siamo di più. E questo significa che la grazia di Dio lavora nei cuori, lavora come la donna, come la massaia lavora la pasta per farla crescere con il lievito. E quando vede che questa pasta cresce è contenta, perché sa che verrà un pane buonissimo. E allora ringraziamo il Signore per stasera, per questo evento eccezionale. Gesù è in mezzo a noi. Non date e non diamo mai per scontato tutto quello che succede, mai. Ma dobbiamo dire: Signore, grazie. Grazie perché sei in mezzo a noi, grazie perché ci fai capire anche in questo Vangelo bellissimo l'amore che tu hai per noi, l'amore che cerchi da noi. E viene rappresentato, c'è anche il manifestino che dà un po' l'immagine del Vangelo che stiamo celebrando stasera, che abbiamo proclamato stasera. Bene, fratelli e sorelle, vedete, probabilmente Gesù in questo Vangelo così bello ci fa capire un qualcosa di grande, che questo Dio che si è fatto uomo ha bisogno di essere amato. Ha bisogno di essere amato. E chi di noi non vuole essere amato? Chi? Chi non vuole essere amato significa che è destinato a restare solo, ma perché vuole restare solo. Nemmeno Dio vuole restare solo. E allora ecco che c'è questo Vangelo bellissimo che fa capire la differenza dal credere in Dio e dall'amare Dio. Da un Dio che vuole farsi credere, da un Dio che si vuole fare amare. E allora ecco, vedete, Gesù viene ospitato nella casa di questo fariseo, Simone che ha sentito parlare di Gesù, di questo giovane Nazareno,
che ha fatto tante cose belle, che probabilmente sa tante cose belle, ma probabilmente non l'ha conosciuto fino in fondo. E lo invita a cena, lo invita a cena, lo invita a stare insieme, la convivialità. Pranzare insieme, cenare insieme significa condividere, ma probabilmente non era così e ce ne accorgiamo poi. Perché che cosa succede? Mentre mangiano insieme, mentre stanno, sembra che si stia gioendo insieme, all'improvviso succede qualcosa che scandalizza un po' Simone. Entra una donna e il Vangelo non ci dice chi donna, non ci dice il nome di questa donna. Entra l'umanità, l'umanità che siamo tutti quanti noi. Bene, entra perché gli hanno detto che lì c'era Gesù, c'era questo Nazareno, c'era questo giovane. Lei entra, incurante di chi c'era, sapete? Il Vangelo ce lo fa capire, una donna peccatrice, probabilmente era una prostituta, eppure, vedete, i ben pensanti hanno visto un qualcosa che mai avrebbe usato una donna e una donna di quel genere. Bene, lei quando ha saputo che Gesù era in quella casa, voi dovete sapere che gli ebrei mangiavano con le porte aperte, un po' per far vedere anche agli amici che avevano un ospite importante, un po' anche per far vedere la loro posizione sociale. Bene, l'uscio della porta stava aperto. Questa donna ha sentito che questo Gesù, il suo amato, stava lì, è corsa, è entrata. Incurante, si getta ai piedi di Gesù. Vedete, rappresenta bene il manifestino. Non era una tavola, prima si mangiava a terra, si mangiava distesi. E lei corre, abbraccia quei piedi, piange, li asciuga con i suoi capelli e gli passa l'olio di nardo profumato sui capelli. Simone che era un religioso, Simone che era un uomo che aveva a che fare con Dio, bene, resta scandalizzato. Chissà perché, subito ci scandalizziamo. A un certo punto dentro di sé dice: ma se questo Gesù fosse stato veramente un profeta, non si lascerebbe toccare da questa donna impura, questa donna di male affare, non è un profeta, non appartiene a Dio, questo Gesù. E allora ecco che Gesù che cosa fa? Gesù non riprovera mai nessuno. Gesù cerca di far capire a tutti l'amore di Dio vero. Simone, ho da dirti una cosa. E gli dice questa parabola bellissima: senti, c'erano due persone, due che dovevano dei soldi a un altro. Uno gli doveva 50 euro, un altro 1 milione di euro. Bene, questo signore non ha voluto più niente da nessuno dei due. Bene, Simone, secondo te questo signore, questi due, chi è? Chi è che si sente più amato, più voluto bene, a chi gli è stato condonato di più? Bene, Simone, io ti dico una cosa, fratelli e sorelle, attenzione, questo è importante. Bene, io sono entrato nella tua casa, tu non hai mai dato l'acqua per lavarmi i piedi, tu non hai mai messo l'olio sul capo, tu non mi hai abbracciato. Bene, questa donna è entrata. E da quando è entrato non ha finito di baciarmi i piedi fino adesso che sto parlando con te, e con le sue lacrime mi sta lavando i piedi e me l'asciuga con i suoi bellissimi capelli. Tu non l'hai fatto questo. Fratelli e sorelle, vedete, noi non abbiamo un Dio lontano da noi. Non abbiamo un Dio che giudica. Attenzione, siamo noi che giudichiamo. Avete visto? Simone ha giudicato. Fratelli e sorelle, sì, era una prostituta, ma probabilmente questa donna giorni prima aveva ascoltato questo giovane Nazareno, il quale gli ha presentato il volto di un Dio non che punisce, non un Dio severo, un Dio che accarezza
i propri figli, un Dio che cerca la pecorella perduta, un Dio che aspetta il figlio che ritorna. Vi ricordate l'anno scorso? Vi ricordate, fratelli e sorelle, questa donna che tutti quanti probabilmente erano pronti con le pietre in mano per giudicarla e per lapidarla? Questa donna si è sentita da questo giovane Nazareno amata. Ha visto un volto di Dio bellissimo, tenero, amorevole, paterno, materno, e si è sentita la prediletta del Signore. La prediletta del Signore. Non dimentichiamo, un giorno Gesù disse: i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti, dirà Gesù a tutti quanti noi. Perché, fratelli e sorelle? Perché chi si trova nel peccato e si rende conto del peccato sente il desiderio di riscattarsi, sente il desiderio di essere riamato, non da Dio, perché Dio ama, dagli altri. E non essere puntati mai il dito, fratelli e sorelle. Questa donna era etichettata. Quante volte noi etichettiamo gli altri? Non gli diamo più possibilità. Signore, tu non fai questo. Tu sei l'amore che perdona, tu sei l'amore che dà possibilità. Tu sei l'amore che ha bisogno di essere amato, anche da un cuore peccatore. E allora, fratelli e sorelle, non avere paura. Non sei lontano da Dio. Non sei lontano da Dio. Lascia che Dio ti tocchi e tu vai a toccare Dio, come ha fatto questa donna. Perché? Perché ha visto un Dio che ama. E allora non ha avuto paura. Non ha avuto paura di andare contro tutto e tutti, contro un ragionamento, contro un modo di fare, un modo di essere, contro un'immagine di Dio che non esiste, un Dio che sta lì, che ti vuole mandare all'inferno. Non esiste. Esiste un Dio che ti ama. E quando questa donna è andata e ha abbracciato questi piedi, sapete che cosa significa? Abbracciare i piedi, se vi ricordate, anche in un'altra scena, anzi altre scene, si parla di piedi, i piedi degli apostoli, i quali Gesù li lava e li bacia. Sapete perché? Come ho fatto io, così dovete fare anche voi. Questi piedi che porteranno l'amore, la misericordia, il perdono di Dio in tutte le parti del mondo. Questi piedi di Gesù che vengono abbracciati il giorno della resurrezione da Maria Maddalena. Signore, non te ne andare. Se tu te ne vai dalla nostra vita, che cosa faremo? Che cosa? Questi piedi benedetti che questa donna ha aspettato per abbracciarli. Ma sapete che cosa significa? Quando tutto un mondo ti condanna e tu vorresti cambiare e il mondo non ti dà la possibilità di cambiare. Quanti nostri fratelli vogliono cambiare? Io voglio cambiare e tu non mi dai la possibilità di cambiare. Quante volte tu vuoi cambiare? Io non ti do la possibilità di cambiare, perché qualsiasi sforzo tu fai ormai sei etichettato. E allora Gesù: non è così. Simone, vedi, tu non hai avuto considerazione, tu hai un'immagine di Dio austera, della legge che non deve essere trasgredita. Questa donna invece ha sentito tutto l'amore, e quando uno si sente amato o amata, bene, versa lacrime, ma non sono lacrime di dolore, non sono lacrime di pentimento. Sono lacrime di amore, perché ci si sente amati. Bellissima è la bambina che mi porta il fazzoletto, la Veronica. E allora ci si sente amati. E questa donna, quando ha saputo che questo Gesù, che gli ha fatto capire che anche lei era benedetta da Dio, amata da Dio, desiderata da Dio, voluta da Dio dall'eternità, e che il peccato non ha fatto altro che invece
unirla ancora di più, questo Dio che cercava la sua creatura che si stava perdendo, bene, è corsa, fratelli e sorelle, è corsa, parlate con una persona che si è convertita, parlate con una persona che prima faceva delle cose brutte, poi ha incontrato Gesù Cristo. Come sente questo desiderio di abbracciare Dio? Perché ci si sente amati e dice: nonostante tutto, tu mi ami. Tu, l'amore, ami me, che sono la miseria. Sant'Agostino diceva, ma noi lo vogliamo correggere a Sant'Agostino. Sant'Agostino, permettici, non siamo superbi. La misericordia è la miseria. Io oserei dire la misericordia è la fragilità. La misericordia è la fragilità, l'amore è la fragilità. Gesù l'ha lasciata fare, Gesù si è lasciato toccare, perché Gesù è il Dio fatto uomo. Non c'è un Dio nei cieli, nelle stelle, c'è un Dio che si è fatto concreto, c'è un Dio che ha bisogno di tenerezza e vuole dare tenerezza. Vedete, questa donna probabilmente era la prima volta che scioglieva i suoi capelli per amore. Altre volte ha sbagliato pensando che fosse amore, donandosi nel proprio corpo. Adesso, piangendo per amore, sentendosi amata, bene, che cosa ha fatto? Ha donato la cosa più bella che lei ha, la sua corporeità. Fateci caso, non parlano le parole qui, parlano i gesti. Questa donna, se vedete nel Vangelo, non dice quasi nulla, anzi forse nulla. Entra perché il cuore è pieno di gioia. Si getta ai piedi dell'amato, piange. Fratelli e sorelle, Padre Pio, quando pensava a Gesù, piangeva di gioia. I santi piangevano di gioia. Perché si sentivano poca cosa, fragili, ma amati da questo Dio. Ed ecco che questa donna che cosa fa con i suoi capelli? La cosa più bella che hanno le donne, che adorna le donne, bene, li asciuga. E poi gli passa il profumo della gioia, perché la gioia la prende. Fratelli e sorelle, davvero, io chiedo la grazia a noi stessi, ma anche di incontrare una persona che sente l'amore di Dio verso di lui, verso di lei. La gioia che questa persona prova è indescrivibile, è indescrivibile. E questa donna ha baciato. Baciare una donna che bacia i piedi a un uomo era un qualcosa di 2000 anni fa. Qualcosa di incredibile, non si poteva. Bene, Gesù se l'è lasciato fare. Sapete perché? Non erano baci di passione, di sesso, erano baci di amore. Erano baci di dire: Signore, ti dono la mia vita perché mi hai messo in piedi. Tutti quanti non mi hanno dato possibilità. Fratelli e sorelle, tutti quanti, vi ricordate quando la donna, probabilmente poteva essere la stessa donna, ecco perché lei va, probabilmente, non lo so, lavoriamo un po' di fantasia, vi ricordate quando portarono quella donna ai piedi di Gesù, Gesù stava scrivendo a terra, ebbene, volevano sapere da Gesù, la nostra legge ci dice che donne come queste devono essere messe da parte, ghettizzate e prese a pietre, lapidate. Tu che dici? Bene, Gesù è Dio. Gesù è Dio. Sapete che cosa dice Gesù? Due cose. La prima, vedete, il bene, il giusto e la verità stanno in tutti quanti noi, dirà Gesù. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Fratelli e sorelle, lo dico partendo da me, noi tutti ce ne dovremmo andare via. Perché? Perché nessuno è senza peccato. Il giusto pecca 7 volte al giorno, dice la Sacra Scrittura. Bene, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. La verità è dentro di noi. Lasciarono le pietre a terra e quelle pietre stanno ancora lì. Sono 2000 anni, stanno ancora lì. Donna, chi ti condanna? Chi? Chi? Non condanna, non può condannare i propri figli.
Dio ama e perdona. Il perdono, sapete che cosa significa? Mettere sulla strada giusta colei che si è smarrita, colui che si è smarrito, colui che ha cercato amori ma non l'amore. Allora questa donna entra, la sua corporeità che molte volte ha sbagliato direzione, oggi in questo Vangelo dice una sola cosa: Signore, ti amo con tutto il cuore, con tutto il corpo, con tutta la mente, con tutto me stesso, ti amo. E Dio se l'è lasciato fare, l'ha accarezzata. Simone, le sono perdonati molti peccati, sai perché? Perché ha amato molto. Fratelli e sorelle, non ci sentiamo perfetti giudicando gli altri, non ci sentiamo mai perfetti. Significa che veramente, senza volerlo, stiamo dicendo a Dio: non abbiamo bisogno di te. Mentre quando uno si riconosce fragile, debole, peccatore, bene, e sente che questo Dio ti accarezza, bene, significa che uno da lì in poi amerà tanto, e non si permetterà mai di giudicare un altro. E se proprio il giudizio ci deve essere, lo sarà con la stessa misura di Gesù, il quale, mentre la donna gli baciava i piedi, che bello, adorazione, quello che stiamo facendo adesso. Sapete che cosa significa baciare con la bocca? La parola adorazione. Baciare con la bocca. Questo stiamo facendo. Signore, non sei un qualcosa di astratto. Noi ti mangiamo la domenica, ti gustiamo la domenica, ti annusiamo la domenica. Vogliamo essere una sola cosa con te. Oserei dire una cosa, ma non la posso dire per non essere capito male. Ma quando un uomo e una donna si sposano e stanno insieme e diventano una cosa sola, bene, Signore, noi cristiani, la domenica, quando ci nutriamo di te, con la bocca, con le mani, con tutto il nostro essere, diventiamo una sola cosa con te. Grazie, donna peccatrice, grazie che non ci fai mettere paura di vedere questo Dio che è anche uomo e ci vuole nella nostra umanità. Adesso, dopo qualche canto, dopo qualche preghiera, ci sarà un segno. I sacerdoti con il diacono hanno portato l'olio di nardo. Avete visto, la donna, dopo che si è sentita amata, ha avuto il bisogno di profumare quello che lei usava per sé, per dare seduzione, l'ha dato a Gesù, per dire: Signore, tu sei il mio amore, Gesù, tu sei il mio amore, e quello che io usavo per sedurre, adesso lo uso per amare. E allora i sacerdoti hanno portato un po' di olio di nardo e ognuno velocemente, così ci metteremo tutte e tre, e con questo olio vi segneremo le mani. Voi farete una cosa molto bella: ve lo strofinate e ve lo passerete da voi stessi camminando, andando verso il posto, sul viso, dicendo che questo viso, questo profumo è la carezza di Dio. È la carezza di Dio che mi profuma il cuore, è la carezza di un Dio che mi ama, e quando c'è amore l'aria è profumata, diceva qualcuno, è imbarzamata. Signore, tu sei il nostro balsamo, tu sei la nostra ricchezza, tu sei la nostra bellezza. Amen. Thank you.
plasma il cuore mio e di te vivrò fra le tue mani, mai più vacillerò e strumento tuo sarò come tu mi vuoi, io sarò dove tu mi vuoi e andrò. Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome, mio Re. Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, e andrò. Se mi guida il tuo amore, sì, adesso i sacerdoti con il diacono si metteranno, il sacerdote al centro, un altro al lato sinistro, al lato destro, e con calma, sempre mantenendo un clima di silenzio accompagnato dai canti dei ragazzi, ecco, venite, e il sacerdote vi passerà quest'olio tra le mani. E voi, andando a posto, ecco, ve lo passate per il volto e pensate che questo sia la carezza di Dio, che non è soltanto per i perfetti, per i buoni, per i santi, ma è anche per me, che sono peccatore, per noi, che siamo peccatori. E i sacerdoti, quando vi metteranno l'olio santo, vi diranno: sei amato da Dio, sii profumo di Cristo. O sei amata da Dio, sii profumo di Cristo. Va bene? Adesso ci mettiamo in piedi e con discrezione, piano piano, senza fare confusione. Poi tornate a posto e continuiamo la preghiera. Thank you.
te, riempimi di te. Nulla pari a te.
Gloria di un trono ti preparia.
di Dio in quel tempio e gli angeli intorno a lui proclamano re. Con loro cantiamo santo, santo è il Signore, lui solo il re. Innalzato su nel cielo, io vedo il re, il mio Signore. I miei occhi han visto il re, l'agnello, il Salvatore, che sempre re. E Spirito. Santo. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù, il santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, sua castissima sposa. Benedetto Dio, i suoi angeli e i suoi santi. Cos'è l'uomo
Grazie.